Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Stranger Things The Game, Stranger Things 3 ovviamente. Desidero ringraziare il buon Ivan Di Pietro per avermelo regalato qualche mese fa. Non l'ho portato, non l'ho giocato perché stavo guardando appunto la serie, la terza stagione, da cui questo gioco prende a piene mani. È una trasposizione videoludica di questa stagione, quindi ho voluto godermela in pace. La trovate ovviamente su Netflix, sono un abbonamento, me lo sono guardato, sono un fan di questa stagione e di questa serie. Di questa serie apprezzo soprattutto la forte anima anni 80, soprattutto che poi emerge con la colonna sonora della stagione 3. Vi voglio portare questo gioco anche per rendere ringraziamento al buon Ivan, ma soprattutto per mostrarvi che cosa ha da offrire questo gioco. Questo gioco ha una modalità che al momento è bloccata, l'eliminatoria. Praticamente nel corso dell'avventura sbloccheremo i vari personaggi. Ovviamente se non conoscete la serie, non l'avete mai vista, guardatevela prima, perché magari guardate l'inizio di questo video che non sarà lunghissimo perché non voglio spoilerarvi molto. L'eliminatore vi darà tutti i personaggi già dall'inizio, ma con la morte di un personaggio non lo potrete più utilizzare fino alla fine dell'avventura. Una sorta di New Game Plus, in pratica. Iniziamo la partita, lo giochiamo a... Allora, sono tre modalità di gioco: la modalità storia, dove non si muore troppo spesso, la classica e la modalità più difficile. L'eliminatoria si sblocca finendo il gioco una volta. E questa è una sorta di video iniziale. La grafica è fortemente, fortissimamente retro. Le location sono le stesse che io adesso riconosco nella serie, nella stagione 3. Ma oltre a parlare del gioco, di vedere questi dialoghi, voglio parlarvi un attimino di che cos'è questa serie. Questa serie è ambientata negli anni 80 e c'è questa sorta, ve lo posso dire senza troppo spoilerare, di... sorta di mondo alternativo dove c'è il male, insomma, e questo male varca la soglia del nostro mondo reale e in pratica c'è una ragazzina che ha dei poteri in grado di contrastare questa forza malvagia e tutto si svolge su questo, su questo male che viene debellato e poi ritorna costantemente in ogni stagione. Personaggi piuttosto carismatici, una forte anima anni 80, quindi con tutti gli usi, costumi, insomma, dell'epoca. E qua vengono presentati i vari personaggi. Adesso siamo Lucas, sei in ritardo di nuovo, fammi indovinare, eri occupato a sbaciucchiarti con 11, vero? Qua si delineano già delle relazioni che si sono sviluppate nell'arco delle due stagioni precedenti. E non vi dirò chi è 11. Mike e Lucas sono due dei quattro amici, diciamo, che si trovano, e anche qui ho apprezzato molto perché giocano molto a Dungeons and Dragons, gioco di cui io sono stato appassionato tantissimo negli anni passati. Sei solo invidioso, mi rispondo. Mettiamoci in moto, non vogliamo perdere l'inizio. Ok, e ci si muove e si va. Dovrebbe essere possibile anche poi passare da un personaggio all'altro. Infatti in questo caso vedete che ho selezionato il personaggio e si muove con il tasto sinistro. Con il tasto destro invece si compie un'azione speciale. Col tasto invece W passiamo da un personaggio all'altro. Ma io mi tengo questo che gira con una mazza da baseball in un centro commerciale. Ehi, la fila per il film arriva fino alla porta. Altra citazione importante che in questo gioco, in questa serie, in questa terza stagione, siamo nell'anno di uscita del film, del primo film di Ritorno al Futuro, trilogia anche bellissima, per cui un giorno sarò modo e pazienza di fare il gioco, che purtroppo sono in inglese, di Ritorno al Futuro, ve lo spiegherò un pochino. Aspettiamo la fila pazientemente, azioniamo l'allarme antincendio, facciamola proprio la ignorante, e chiudiamo tutto il mall. Perché non lo facciamo come sempre? Andiamo a cercare Steve di sotto. Ok, andiamo di sotto allora e cerchiamo Steve, prendiamo le scale mobili. Scena di caricamento, ok, ci indica dove andare, quindi possiamo andare. Il gioco costa sui 20 euro, qualcosa meno sul Nintendo Shop, perché costa, mi pare, 18,17,99, è giocabile anche su Switch. E ricorda molto il gioco, adesso io non ricordo se è perfettamente lo stesso, però c'era anche per Android e iOS. Avete intenzione, qua parliamo con Robin, che è una gelataia, personaggio importante della terza stagione. Ovviamente se non l'avete mai visto la serie, non iniziate dalla terza, ma godetevele tutte, perché sono tutte belle. Avete intenzione di comprare qualcosa o cosa? Avete intenzione? No, non dovrei andare dietro. Ok. Uè!
Ehi, Steve, ti dispiace presentare il corridoio della vita? Scusatemi, ma non si può. Perché? Pensavo fossimo amici. Lo siamo, ma ho perso le chiavi del corridoio del mall. Mi stavo per aprire la porta. Datemi una mano a cercare le mie chiavi, non essere da qualche parte. E quindi? Per questo serve una persona minuta. Ah, ok, si picchia. Quello che è stato aggiunto rispetto alle serie classiche, la stagione in pratica, sono dei nemici dove normalmente dei nemici non ci sarebbero, ma è stato fatto per dare un po' di movimento, insomma. Abbiamo recuperato le chiavi, molto banale come cosa, però abbiamo completato... sì, abbiamo un segreto, quindi riusciamo, grazie a un'entrata sul retro della gelateria, ad andare dove dobbiamo andare. L'ascensore è a destra. Ok. Perché è così buio qui? Manca la corrente, l'ascensore non funzionerà. Diamo un'occhiata ad esserci un modo per riattivarlo. Intanto noi spacchiamo scatole perché... Sì, no, poi comunque l'anima di questo gioco è anni 80, sala giochi, insomma tutto quello che volete. Una serie che nasconde tantissimi misteri. E che a prescindere dal gioco io vi invito a vedere. Per me è piacevole giocarlo perché la serie mi è piaciuta molto e sto ritrovando un sacco di ambienti che mi sono familiari. Chiunque mi abbia preso il pranzo dalla maglietta dovrà pagare. Betty, ah, ok, abbiamo trovato anche un post-it di qualcuno. Distruggiamo tutto, cioè proprio... E questo chi è? Voi bambini potete stare qui? Non possiamo andare via, l'ascensore non ha corrente. L'interruttore è spento, molti circuiti sono spenti per le prossime ore. Ma perderemo il nostro film, puoi aiutarci? Posso aiutarvi? Appena dovete fare una cosa per me. Ok, i magazzini sono pieni di ratti. Occupiamoci dei ratti, affare fatto. Ovviamente nella serie TV, così come anche nel gioco, non si affronteranno ratti soltanto. Ci sono una moltitudine di nemici, ma credo che sia assolutamente imperdonabile per me nel caso in cui vi spoilerassi qualsiasi cosa oltre il necessario, quindi è la cosa che non intendo fare ora, qui, né mai. Andiamo avanti, io clicco come un pazzo, al momento non abbiamo cose, abbiamo l'abilità di provocazione anche, adesso poi andiamo a vedere anche l'interfaccia perché è importante anche quella, anche se il gioco non è fortemente orientato al gioco di ruolo come lo conosciamo noi. Servono delle abilità da hack. Questa tastiera sulla destra, penso possiamo aprirla ora. Ok, perfetto, perché poi ogni omino ha un'abilità diversa. Lui ha una bomba e lui invece ha la provocazione col tasto destro del mouse. Abbiamo eliminato i ratti, quindi ci puoi far andare avanti? Avete ucciso i ratti, vi do le chiavi quando avete finito. Ci stiamo ancora lavorando. Ok, ci sono altri ratti in giro, che io non ne vedo più qui. Dobbiamo distruggerli anche le sedie, no? Ah no, forse c'è la porta qua. Ok, sì, infatti. Niente, l'ultimo rato, intanto ne approfittiamo, recuperiamo anche un po' di... Col tasto M possiamo accedere alla mappa, dove possiamo vedere l'ambiente del piano dove ci troviamo, le missioni che abbiamo, la squadra. Vedete che questi sono tutti i personaggi con le relative abilità, gli orpelli per la squadra che vanno a migliorare le statistiche abilità dei nostri omini qua, personaggi, ecco. E il portafoglio che abbiamo e le creazioni, cioè andare al tavolo da crafting, ci permetterà, quelli che troveremo in giro, ci permetterà di creare degli oggetti che appunto saranno gli orpelli che i nostri eroi potranno utilizzare nel corso dell'avventura. È un gioco molto, dal punto di vista soft. Ok, ci hanno dato la tessera magnetica, stiamo facendo proprio tutto nell'illegalità più assoluta. Scambio personaggi con V. Ok, questi sono i classici suggerimenti alla Dark Souls. Hai preso un medikit, usalo con Q. Infatti abbiamo gli oggetti. Vabbè, qua l'abilità bomba, l'abilità attiva stato amico. E qua andiamo a tirare su l'energia elettrica dell'ascensore, con cui possiamo tornare al piano di sopra e poi andarcene a vedere il film. Ok, l'amico lo possiamo gestire appunto con questo, farlo arrivare o farlo stare fermo. Con lo spazio andiamo in questa parte, diciamo, di difesa che ci blocca, e qua invece abbiamo il colpo, tasto sinistro, tasto destro, e quando andiamo a prendere la Coca-Cola possiamo aumentare la nostra vita. La musica, la colonna sonora è ricreata in stile appunto gioco retro, molto bella, evocativa per chi è un fan della serie. Aspetta,
Avanti, lascialo passare per premere il pulsante sulla parete più lontana. Oh merda. Ok, c'è quel tizio lì che si sta facendo i fatti suoi. Non abbiamo abilità da hacker, quindi... No, scusi. No, abbiamo abilità da hacker, quindi ce ne andiamo avanti di qua. Altri ratti ancora da combattere. Niente di complicato assolutamente. Qua abbiamo un po' di cose da vedere. Tutte quelle pedane se lo stanno chiedendo anche loro. Ne stiamo premendo due, ma andiamo avanti perché poi penso che bisogna aprire come, capire come aprirla. Trova l'entrata. Ah, leggiamo qua. Qui c'è una nota. Volete testare un iPod su usare due poster più grandi? Ok. Credo di dover stare su due piastre contemporaneamente. Alla fine ci ero arrivato anch'io. Quindi, mentre lui è lì, io lo tengo fermo lì e gli dico stai lì e io intanto muovo le altre due. Che direi che non è quella. Quindi, amico mio, allora. Io mi metto qui. E poi prendo lui e vediamo se riesco ad attivare qualcosa premendole. E due poster più grandi. Ah, ok, probabilmente qua. Allora, io lo tengo fermo qui. Cambio, gli dico stai fermo e poi salgo su questo. Ok, abbiamo aperto la porta. Bastava leggere. Ok, procediamo. È una serie TV che mixa tantissima azione, comunque momenti concitati, proprio bello, bello, mi è piaciuto. È una classica avventura sognante di ragazzi che comunque si ritrovano a fare gli eroi e soprattutto dobbiamo trovare degli interruttori, ok. Soprattutto la cosa interessante è che non è quella classica serie dove, che so, i bambini sanno tutto e gli adulti non gli credono. La cosa che mi è piaciuta molto, e questa penso di potervelo, tra virgolette, spoilerare, è il fatto che... Voglio provare a fare lui, vedere come combatte. Che diciamo che ci sono queste persone che sanno di tutte queste disavventure che succedono nel mondo, in questa ambientazione, e se la tengono per loro, insomma. Ok, adesso dobbiamo andare. Ma vabbè che dobbiamo tirare su anche quello, quindi sì, no, lo so, lo so, lo so, è qua infatti, ma dobbiamo riuscire a bypassarlo. Sì, beh, ma qua ci sono anche diverse licenze poetiche qua nella, perché loro non avrebbero mai fatto una cosa del genere, però ovviamente c'è un copione action da rispettare, quindi insomma. Credo sia un gioco che si presti moltissimo per il gioco mobile, quello sicuramente. Oddio, è andata via la luce. Chi ha spento le luci? È un blackout, idiota. Sì, poi anche le parti tra i personaggi sono fatti veramente bene, poi per chi non ha visto poi non capirà, insomma, però il gioco è senz'altro intrigante. Cavolo, con quel placcaggio è quasi fatto perdere il film. Cosa dovremmo fare per il resto dell'estate? Torniamo a casa, Will voleva incontrarci insieme interrato. Ok, andiamo. Suzy, mi ricevi? Capitolo 1, sempre in linea con quello che è la serie TV. Eccolo qui, Will è un personaggio portante delle prime due stagioni. Davvero ben scritto. Abbiamo avuto l'età di entrare. Cosa facciamo ora? Che ne dite di Dungeons and Dragons? Lui è il fanatico, il dungeon master di Dungeons and Dragons. Ma loro, ovviamente, sono dei ragazzi che ora pensano alle ragazze. Quindi, Dungeons and Dragons, no, decisamente no. Forse la signora Willa ha dei lavoretti da proporre. Potete trovare la piscina dei Hawkins. Dobbiamo anche dare il bentornato a Dustin. Oggi torna al campo di chissà dove. Dopo giocheremo D&D, vero? Lui continua.
Dopo Will, vediamoci a casa di Dustin per la festa. Ora hai delle missioni multiple, apri il diario con M e traccia le missioni. Allora vediamo, vedete che abbiamo l'avventura estiva, poi con Karin in piscina, la mamma di Mike, Karin Will ci sta cercando, possiamo tornare a una strada in periferia, nella piscina di Hawking. Sono tutte ambientazioni che non sono messe lì a caso, ma sono tutte legate alla terza stagione e lo capisco ora che... la serie l'ho vista. Sorprendi Dustin a casa sua. Dustin è finalmente tornato dal campo di chissà dove. Anche qua niente è messo al caso perché sono tutte cose importanti. Chiedi di Dustin. La casa di Dustin è proprio in fondo a questa strada. Andiamo a casa di Dustin a sto punto. Non possiamo prendere Will con noi. Piscina in fondo alla strada, indicano il luogo, ok, figo, perché comunque la ricorda un pochino anche il... come si chiama il Project Zomboid? Tantissimo lo ricordo. Non si può zoomare. Ah, ok, qua buttiamo proprio via. No, stavo andando qua perché ho visto un tavolo e volevo farvi vedere. Ok, vedete che possiamo andare a prendere, combinare gli oggetti che troviamo in giro distruggendo le cose. Ovviamente seguiamo la storia. Gioco che non è di per sé lunghissimo perché è una manciata di ore e l'ho finito. Ovviamente poi lo potete rigiocare in... diciamo in difficoltà maggiorata, in pratica quella con la possibilità di perdere definitivamente i personaggi. Qua vedete i tasti, menu di creazione, insomma quello che abbiamo visto, altri risultati bottino, con tutto quello che abbiamo raccolto fino a questo momento, e ora vaghiamo insomma e andiamo avanti con la missione. Infatti qua ci dice di andare di qua, vediamo che cosa succede, cosa... Ah, ok, qua c'è la casa. Casa di Dustin. Oh, e qua andiamo a conoscere altri personaggi. Will intanto è venuto per i fatti suoi. Dustin non sospetterà nulla. Questa è una scena bellissima della serie TV. Facciamolo. E qua vedete dei poteri che ha questa ragazza. Stanno attirando questo amico per tendergli una trappola. Sorpresa, e lui invece gli spruzza. Ok, Dustin è anche qua un personaggio veramente carismatico, pure lui, figo. Temevo che mi foste scordati mai mentre ero io, ora che ci siete, mi serve il vostro aiuto. E praticamente li porta a creare un'antenna, diciamo, poi non vi spoilerò nulla di più. Possiamo, adesso lo stiamo controllando lui ha l'abilità robot. Possibilità di mettersi in protezione e basta. Poi abbiamo il gruppo con... Ok. Ah, e qua ci invoglia... Scusami, potresti cortesemente... Ok, possiamo shiftare solo tra due. Ok, lo metto qui. Passo a lui. E gli dico di stare fermo con F, attendere, ok, grazie. E prendo l'ombrello che era questa. Sarà la persona minuta e le persone minute non ce l'abbiamo ancora. Lui attacca solo con lo spray, quindi attacca a distanza. Abbiamo preso uno straccio, il primo oggetto del crafting. Vieni pure. E ce ne andiamo. Trova il nastro adesivo. Ok, dobbiamo cercare tutte le cose all'interno della casa. Distruggendo casa in lungo e in largo. Abbiamo carta stagnola. Trova il nastro adesivo. Dove sarà il nastro adesivo? Sarà qui. Distruggiamo tutto con lo spray. Ma non c'è nulla di... Non c'è il nastro adesivo. Sarà in garage. Sì, anche perché qua io non credo che... Pieno di libri è una libreria. Direi che mi sembra quantomeno normale. Qua ci sono delle console da gioco. Abbiamo distrutto la pianta della mamma. Ah, ma è una casa enorme questa. Sì, poi in effetti le ambientazioni sono a volte anche abbastanza discutibili, perché questa qua mi sembra una reggia più che una casa normale di una famiglia. Il paese dove si è ambientata la cosa è la serie è Hawking. Da quando ho il lucchetto alla porta? Da quando mia madre continuava a disturbarmi mentre stavo lavorando a progetti segreti. Apro la porta velocemente. Dustin può aprire... le porte e le casse che hanno un hackpad. È lui che serviva prima, quindi al mall potevamo usare lui direttamente e aprire quelle porte. Bisogna capire come aprirlo. S-A-S. Ok, dobbiamo ripetere quello che c'è scritto. Nulla di più avanti, mettere in ordine. Mi sei mancato letto, ok. E intanto distruggiamoci. Dobbiamo andare al banco da lavoro.
Quindi cerchiamo il banco da lavoro, vediamo se abbiamo possibilità di vederlo già da qui. Dov'è il banco da lavoro? No, qua c'è il bagno, ma rompiamo anche il water perché non ce ne facciamo nulla. Ovviamente io vi invito a, se vi incuriosisce questo mio video, vi invito a guardare la serie TV, se avete Netflix. Tanto comunque sono vi abbonato un mese, poi riuscite a vederlo comunque tutto se vi mettete lì. Il cerebro crea, abbiamo creato l'antenna Crafted Things, l'obiettivo che ho sbloccato. Cosa intendi? Non è immondizia, tutto il resto dobbiamo andare a Collevento. In pratica loro hanno chiamato i luoghi delle loro infanze, insomma del loro paese, come i luoghi di Bosco Atro, Collevento, in pratica tutti i luoghi del Signore degli Anelli. Sono dei ragazzini nerd, cosa che ho gradito moltissimo anche nelle serie TV di Big Bang Theory. E lui in pratica, quello che l'ultimo spoiler che vi faccio è, deve contattare una ragazza che ha conosciuto nelle vacanze con questa radio. Allora, questa è la mappa del mondo, la usiamo per spostarci nei vari luoghi. Sono luoghi, piazza di Hawking, lo Starcourt Mall. Ah, ok, possiamo andare direttamente anche al mall e tentare di aprire quelle porte che avevamo lasciato in sospeso l'altra volta, in pratica. Quindi possiamo entrare e siamo dove eravamo l'altro giorno. Insomma, possiamo farci un giro, possiamo vedere che cosa c'è in giro. E qua sono tutte, vi dico, ogni zona che vedete è una zona che poi trovate nella serie, nella terza stagione. E quindi le citazioni sono in ogni dove. Quindi, ecco, io spero di avervi perlomeno creato della curiosità rispetto a questa serie, se già non la conoscete. Se invece la conoscete, avete avuto modo di vedere com'è il gioco e quanto è, diciamo, ispirato a questa serie. Si denota comunque passione per questa serie TV. Dobbiamo andare qua, andiamo con l'evento, in pratica andiamo a montare l'antenna. Possiamo usare solo due personaggi alla volta, ok. DDV, apriamo la zona e andiamo qua dentro e vediamo che cosa troviamo. Adesso io non abbiamo ancora la persona minuta in grado di entrare. Abbiamo un distributore automatico con la possibilità di spendere soldi per comprare. Io compro la lattina che ci costa un dollaro, così la possiamo usare con la E e quindi andare a rienergizzarci. Dobbiamo capire come aprirla, ma probabilmente ci manca la persona minuta che deve essere con noi e non è sicuramente lui, non è neanche lui, niente, men che meno l'altro. Quindi qua dentro al momento non possiamo fare niente. Allora ragazzi, questo era Stranger Things la stagione 3. Io vi lascio qui perché non voglio spoilerare assolutamente nulla. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se il gioco vi ha incuriosito e soprattutto se vi ho ispirato a vedere la serie TV. Se invece l'avete già vista, fatemi sapere come l'avete trovato, ovviamente senza dare spoiler a chi ancora non l'ha vista. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!